Gentili telespettatori, buona giornata. Villa San Martino è la villa di Arcore di Berlusconi, di Silvio Berlusconi, che diventerà un museo. Una parte della villa diventerà un museo dove si potrà vedere le coppe del Milan, il contratto con gli italiani, si potrà vedere dove viveva, i suoi quadri, i cimeli, i regali dei capi di Stato, insomma. Diventerà un museo, una parte della villa, l'altra parte sarà poi abitata dalla fascina, l'ultima fidanzata di Berlusconi, compagna di Berlusconi. Ma inizialmente si cominciano a vedere notizie, dice, ma come ha fatto Berlusconi a comprare una villa con una storia così oscura? Villa San Martino. L'immobile è appartenuto a un nobile che nel 1970 commesse un crimine. Quindi ci furono 3 decessi. Diceva, come? Il cavaliere ha comprato una villa dove ci sono stati 3 crimini dentro la villa. Insomma, io non comprerei mai una casa dove c'è stato dentro un crimine o pluricrimini. Ecco, non so voi, certo, quando compri una casa che ha una lunga storia, comprate un castello, una residenza d'epoca, chissà quante cose sono successe non proprio positive all'interno delle mura. Ecco, pertanto quando compri una dimora storica, lì sono passate tante cose. Villa San Martino ad Arcore diventerà un luogo della memoria, un museo, cimeli, simboli, memorabilia dell'epopea del cavaliere, ma è un edificio settecentesco che conserva anche un passato noir, nero, legato alla famiglia nobile dei Casati Stampa. Il marchese Camillo Casati Stampa, ultimo proprietario della villa prima di Berlusconi, fu infatti al centro di uno dei più torbidi delitti degli anni 70. Tolse la vita alla moglie e all'amante e poi se la tolse a lui. È una vicenda complessa. Lui scopre che lei ha un amante e non ha perdonato, però la vicenda è molto più complessa, è una storia che è stata al centro delle cronache per diverso tempo, perché non c'è solo questo, c'è tutta una storia, ecco, di amanti che lui sapeva perché andavano bene, perché erano amanti di un certo tipo, ma non amanti col cuore. Poi quando ha scoperto che uno degli amanti di un certo tipo diventa amante del cuore, allora lui rimane sconvolto perché pensava che non sarebbe mai potuto succedere una cosa del genere. E questo successe, dice, lì vicino Villa San Martino, il 30 agosto del 1970. Non ad Arcore, ma nella residenza romana della coppia, poco lontana da Via Veneto. Villa San Martino sarebbe stata però al centro di una lite ereditaria risolta con l'entrata in scena a sorpresa proprio di Silvio Berlusconi, che è arrivato lì con i soldi in mano, me la compro io. Ecco, quindi non è successo, i crimini non sono successi nella villa, ma sono stati perpetrati dai proprietari di quella villa. Una zona d'ombra dei coniugi Casati Stampa. Diciamo che non vi sto a raccontare tutta la storia di questo crimine degli anni del 1900, non anni 70, ma del 1970. Le cronache del delitto riempiono per settimane le pagine dei giornali, anche per via dei particolari
di un certo tipo che sempre fanno presa sul pubblico. Il gioco c'è la proprietà alla fine di ville e immobili sparsi tra Roma e Milano del Marchese, tra appunto Villa San Martino. Il nobiluomo nel testamento indica Anna Fallarino destinataria di quel patrimonio, ma l'erede universale sarebbe la figlia minorenne. La proprietà della villa andò a quest'ultima, nel frattempo divenuta maggiorenne e trasferitasi in Brasile. Ricca ereditaria sì, ma anche pressata dai debiti lasciati dal padre. E così la vendita di Villa San Martino viene affidata al legale di famiglia, l'avvocato Cesare Previti. Il parco, la villa con annessa biblioteca di 10.000 volumi e collezione di quadri, venne valutata all'epoca, parliamo quegli anni, 1 miliardo e 700 milioni di lire. Ai tempi era una cifra enorme, 1 miliardo e 700 milioni di lire erano qualcosa di gigantesco. Oggi no, con quei soldi ci compri neanche un attico in centro a Roma. Si fece avanti allora l'imprenditore rampante, mi consenta, che si aggiudicò l'affare, pensate un po', per 500 milioni, la metà dei quali in titoli azionari, 500 milioni di lire, 250.000 euro, 250.000 euro nel 1974, quando nascevo io. E Berlusconi era stato nominato Cavaliere del Lavoro. Poi c'era Telemilano, l'avventura delle televisioni, poi è arrivato il calcio, la politica e tutto il resto. E Arcore divenne il centro della galassia berlusconiana. Vi posso dire che sarei curioso, quando apriranno questo museo, voglio andare a vederlo, voglio vedere com'è fatta questa villa del Settecento. Sono curioso di conoscere questi ambienti berlusconiani. Se faranno, perché sapete, a parole è un conto, poi quando verrà allestito questo museo farò in modo di passare da Arcore, mi consenta, per andare a vedere finalmente quello che ho sempre visto in televisione, sempre protetto dai carabinieri, quel cancello che tutti abbiamo visto per 30 anni. Quindi se Berlusconi ha deciso di vivere lì, si vede che è proprio un bel posto. Sarei curioso anche di vedere le migliorie che ha fatto all'interno di questa villa, dei mobili che avrà comprato, perché Berlusconi aveva buon gusto, quindi chissà come ha ristrutturato l'interno di questa magnifica, magnifica villa. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.